del nostro economista Gianni Lepre. Buongiorno. Salve a tutti, approfittiamo ovviamente per dare il buon anno a tutti quelli che ci seguono. Sì, perché noi ancora non ci siamo visti. Buon anno a te intanto, buon anno a tutta l'Italia. Grazie. A nome dell'Italia, tutta l'Italia. Allora, facciamo un po' un punto sull'economia, ma prima ti volevo fare una domanda. Tu Draghi, come lo vedi bene? Presidente del Consiglio o Presidente della Repubblica? Beh, diciamo che in effetti l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica probabilmente cade nel momento meno opportuno, nel senso che in effetti molti vorrebbero Draghi Presidente della Repubblica, però ahimè, noi dobbiamo riconoscere allo stesso Draghi che in effetti da quando è al governo l'Italia ha acquisito praticamente non soltanto in Europa ma in tutto il mondo una visibilità ed una credibilità diversa. Il governo Draghi, dobbiamo dire, sta lavorando bene, sta lavorando anche bene malgrado determinate avversità, perché ovviamente siamo in un periodo, ahimè, in cui si è ripresentata la pandemia, quindi c'è questa variante Omicron che ci sta preoccupando molto, e poi ci sono questi aumenti incondizionati delle utenze che certamente non dipendono dalla politica che ha fatto ovviamente il governo Draghi, ma è conseguenza una problematica del passato, di carattere internazionale. E quindi stavo dicendo, malgrado questo, quindi Draghi, tu dici doppiamente valido il lavoro per perché ha lavorato in un periodo Draghi complesso come Presidente del Consiglio per fargli fare il Presidente della Repubblica. Io praticamente non sono d'accordo, perché se è vero che la figura del Presidente della Repubblica è istituzionalmente la prima figura, quella del capo del governo è la seconda, però quando andiamo sulla fattibilità, sull'economia, su come governare il paese, ovviamente conta più il capo del governo rispetto. Quindi dice è una carica più prestigiosa ma meno operativa, quindi sarebbe un peccato perdere Draghi al governo. Il Presidente della Repubblica ovviamente va a ratificare le leggi che devono tener conto di quella che è la nostra Costituzione, certo. Però incide poco sull'economia, sulla salute, su tutto quello che sono le leggi che governano il paese Italia. Attività, quindi io certo. Preferisco per il momento Draghi come Presidente del Consiglio e non Presidente della Repubblica. Allora, se ci sta seguendo Draghi, che è possibile, no? Tutto è possibile. Cioè, se ci sta seguendo, resti per piacere Presidente del Governo. Io sono d'accordo col dottor Lepre. Grazie, il nostro appello lo abbiamo fatto. Benissimo, tra le altre cose volevo dire proprio questo, di stamane o di ieri praticamente una dichiarazione di Berlusconi che ha detto proprio se Draghi andrà a fare il Presidente della Repubblica dovremo riandare alle elezioni, perché un governo del genere senza Draghi non ha ragione di essere dal suo punto di vista, ma anche dal mio punto di vista. Sei d'accordo tu? Perché è l'unica figura che è riuscita, tra le altre cose, a tenere una coalizione molto eterogenea tra certo. di loro. Quindi, per cui ovviamente venendo meno la figura istituzionale forte, praticamente viene meno il governo. Torniamo alla nostra economia. Tu sai, io ti chiedo sempre sul PNRR perché è quello che aspettiamo tutti, no? Per cercare di rialzarci da questo momento così difficile e complicato che si è creato. Ci sono novità? Beh, ma diciamo che il PNRR naturalmente
è un piano che dovrà portare avanti, diciamo, i fondi che arriveranno dall'Europa, quindi si dovrà occupare di salute, di infrastrutture, di sud soprattutto, ce lo impone l'Europa, naturalmente c'è la problematica del lavoro, dei giovani, sono tutti problemi che in effetti di cui attraverso i fondi del PNRR il governo si dovrà occupare. Ovviamente diciamo, per il momento si stanno preparando i piani per attuare il piano nazionale per la resilienza, e quindi in effetti diciamo che ci vuole ancora un po' di tempo. Nell'immediatezza sono state fatte delle leggi attraverso la legge di bilancio, che è quella che praticamente va a regolare. Cosa dice poi la legge di bilancio del 2022? Successivo. Quindi abbiamo la legge di bilancio 2022 che ha posto determinati, diciamo, argomenti in evidenza. Quindi, per esempio, parliamo di bonus, super bonus, eco bonus, che sono stati tutti quanti prorogati, però sono stati, tra le altre cose, diciamo rimodulati, perché l'eco bonus e sisma bonus rimane al 110% per il 2022 e 2023, mentre praticamente dal 2024 il bonus sarà del 70%, per il 2025 65%. A scalare. Per quanto concerne invece il bonus facciate, doveva essere completamente eliminato, quindi doveva cessare al 31 dicembre 2021, invece è stato prorogato per il 2022, ma è stato ridotto al 60%. Rammentiamo che comunque, per quanto concerne l'eco bonus, sisma bonus e bonus facciate, diciamo il credito d'imposta derivante può essere ceduto all'impresa stessa, quindi quindi con l'ottenimento da parte dell'utente finale dello sconto in fattura. Ovviamente a sua volta l'impresa che esegue i lavori può cedere il credito d'imposta alle banche o a degli istituti che in effetti svolgono questo lavoro, perché in genere, diciamoci la verità, il contribuente, quando cede il credito d'imposta alle imprese o a una banca o ancora a terzi, ci perde qualcosa, però difficilmente riuscirebbe a recuperarlo attraverso le tasse che deve pagare. Quindi, oltretutto, tutto avverrebbe in 10 anni, quindi in effetti in tempi molto dilatati. Ricordiamo, quindi, a casa, andate a controllare quali sono i bonus che ci sono, perché veramente alcuni sono vantaggiosi, e a fronte di un fisco che abbiamo sul collo, dell'aumento delle bollette, usufruire di questi bonus per i lavori di casa piuttosto che può essere un grande vantaggio. Poi, come spiegava il dottor Lepre, oggi tante società possono prendere in carico il vostro sconto, e quindi voi avete uno sconto in fattura e non lo dovete detrarre dalle tasse. Praticamente, per quanto riguarda l'eco bonus e il sisma bonus, addirittura i lavori possono costare niente o quasi niente, in effetti. Poi abbiamo il bonus ristrutturazione, quindi una ristrutturazione che è sempre al 50% dell'appartamento, che è al 50% per il 2022. Il bonus bagno, 1000 euro per cambiare i sanitari, poi esiste il bonus mobili, che vuoi fare casa. Bonus mobili, che in origine era a 16.000 euro, per il 2022 è di 10.000 euro, per il 2023 di 5.000 euro, ovviamente il 50% di quanto speso, però dobbiamo rammentare che non basta comprare i mobili, bisogna prima fare la ristrutturazione. E poi il bonus, sì, perché molti mobili, di questi bonus sono collegati legata l'uno con alla l'altro. Ristrutturazione. Senza ristrutturazione i mobili li dobbiamo comprare completamente con la nostra tasca. O fate tutto insieme, non si fanno le cose a metà. Poi esiste il bonus verde per 5.000
per 5.000 euro, 36% di detrazione, quindi per un massimo in un anno di 1.800 euro. Perfetto, andate a controllare i bonus. Io la saluto, dottor Lepre. Grazie. Le auguro una buona giornata. Noi ci rivediamo la settimana prossima. E mi farebbe piacere anche parlare un poco dei giovani. No? Ma ci sono anche tante cose in campo. La legge di bilancio ha previsto tante cose. E la allora, diminuzione delle aliquote fiscali. La settimana prossima unico, parliamo di questo. E l'economia per i giovani è quello che è stato previsto nella legge di bilancio 2022. Grazie Gianni Lepre. Noi ci fermiamo per qualche consiglio per gli acquisti.